2009. A Berlino, per il ventennale della caduta del muro, fra le tante iniziative pensate per le celebrazioni dell'evento, doveva essere costruita la ruota panoramica più alta del mondo. 2011. A Torino, per i 150 anni dell'Unità d'Italia, anche. Beh, non proprio la più alta del mondo, ma pur sempre ruota e pur sempre panoramica. Passato il ventennale a Berlino e il 150enario a Torino, delle ruote nessuna traccia. Certo, per motivi diversi, ma comunque a girare non sono le ruote per ora. Partiamo da Berlino. Dietro la... Sì, dopo i tunnel. Sì, dopo il tunnel. Via. Non si vede, però. Sì, no, mai lì. Sì, di là. Subito dopo il tunnel, a destra dovrebbe essere. Eccola! C'è il disegno lì, visto? L'ingresso. Lì c'è la biglietteria. Dov'è? Lì c'è il passaggio, qua. Ma qui c'è uno sfasciacarrozzi. Ma scusami, ma questo... È un progetto. Great Wheel Corporation l'hanno fatta a Pechino, dappertutto, Singapore. Però a Berlino no, Bella, però. Bella. Rendering fatto bene, sembra quasi vera. Però non c'è. You know the project. But this no make this this project is because there are no money. Yeah. Okay. There is no money. No money. No money is subterranean. Okay. Sei italiano? Sì. Le hanno fregati i soldi, quelli che hanno fatto il progetto, hanno fregati i soldi, sono scappati. E poi l'hanno peccato polizia, però i soldi non c'è più. E la ruota neanche. E stanno aspettando che arriva qualcun altro. Progetto. Per, sempre per fare la ruota? No, sa che vogliono fare un centro, un centro commerciale così. Finisce sempre così, centri commerciali. We looking for the Great Berlin Wheel. Could you please tell your name, please? My name is Dario. Dario? Castelletti. Would you please send an email? Yes. Okay, then send an email, please, and we can answer later. Okay. Thank you very much. Thank you, bye. Noi abbiamo appreso in forma non ufficiale che ci può essere l'ipotesi di mettere una ruota panoramica più o meno di 60 metri di altezza con cabine avveniristiche nel Parco del Valentino, e l'unica posizione possibile è quella alle mie spalle
perché non impatta con le civili abitazioni. E noi non siamo di principio contrari al posizionamento di novità attrattive nel nostro quartiere. Per quello che riguarda il parco, è un parco storico, non vogliamo che una ruota panoramica diventi una motivazione per aumentare troppo la presenza degli automobili nel parco. Ci sono delle ipotesi che noi abbiamo già avanzato, che è quella dell'assoluta ripresa in carico per 12 mesi l'anno del quinto padiglione, che è un parcheggio interrato, e approfittare del fatto che ho 450 posti interrati per togliere tutte le auto dal parco del Valentino.